Ciao a tutti e bentornati in laboratorio. Come vedete abbiamo qualche scatoletta da aprire. Qualcuno di voi sicuramente avrà già capito cos'è. Con questa andremo a riempire l'ultimo spazietto vuoto di fianco alle altre due stampanti. Siete curiosi? Andiamo ad aprire i pacchi insieme. 67 Lab. Iniziamo ovviamente dal pacco principale. Come qualcuno avrà già capito, si tratta di una stampante a resina. In particolare ho acquistato la Elegoo Mars, che è una stampante molto conosciuta e che dopo un po' di ricerca ho capito essere quella che faceva a caso mio, soprattutto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Nella confezione troviamo la stampante, un piccolo libretto di istruzioni e una scatoletta di accessori che adesso andremo a vedere. La stampante è imballata molto bene sia all'esterno che all'interno. Infatti sotto la copertura troviamo un secondo imballaggio nel quale troviamo i componenti principali, ovvero il piatto di stampa e la stampante stessa con il suo vassoio. Nella scatola degli accessori abbiamo l'alimentazione, un cacciavite per il montaggio, spatola, altra spatola per la rimozione dei modelli, qualche altra chiave, questo che non so cosa sia, lo scopriremo dopo, la chiavetta con il software, guanti nitrilici, filtri per il filtraggio della resina avanzata, un paio delle classiche pinzette, in questo caso per tagliare i supporti, e due mascherine molto importanti. Ora proviamo ad accenderla per eseguire l'assemblaggio. Dopodiché vi racconterò come funziona questo tipo di stampa e il perché di tutte queste precauzioni. Ho attaccato l'alimentazione per poterla assemblare. Adesso andremo ad assemblare questi pochi pezzi, in verità uno solo, che è appunto il piano di stampa. E poi farò una panoramica sulla stampa a resina per capire pregi e difetti e le differenze con la stampa FDM, che è quella classica che abbiamo visto fino a oggi sul canale. Sulla stampante abbiamo un display touch che serve per tutte le operazioni. La prima cosa che dobbiamo fare è, tramite i comandi manuali, far salire l'asse Z fino a una quota che ci permetta di collegare il piatto. Poi andremo a inserire lo stesso all'interno di questo innesto a baionetta, fissandolo per benino. Con la chiave esagonale vado a svitare leggermente queste due viti che tengono fermo lo snodo sferico per la taratura del piatto. Togliamo l'altro componente mobile, che è la vaschetta, e possiamo andare a eseguire la taratura di azzeramento. Anche in questo caso ci serviamo di un foglio di carta, in questo caso uso il manuale di istruzioni che ho qua comodo, e vado a premere la calibrazione. Come vedete la testina scende automaticamente per andare a effettuare una taratura completamente automatica. Una volta che è scesa nella corretta posizione, andiamo a stringere gentilmente queste due viti per fermare nuovamente il piatto. E la stampante è quasi pronta per l'utilizzo. Il terzo e ultimo pezzo che compone la macchina è la vaschetta nella quale andiamo a mettere la resina, che è composta da una struttura in metallo e da una pellicola trasparente che serve innanzitutto per contenere il liquido e per far sì che la fonte di luce UV che abbiamo qua sotto vada a illuminare la resina per il tempo di esposizione. Rimuoviamo la pellicola protettiva e andiamo a posizionare la vaschetta nella sua sede, fermandola con le due viti apposite. A questo punto la stampante è assemblata. Cerco di spiegarvi ora brevemente come funziona la stampante a resina e le sue principali differenze rispetto alla stampa FMD. Come sappiamo, nella stampa FMD, Fused Material Deposition, abbiamo un ugello caldo che deposita il materiale strato dopo strato, andandolo a fondere a una temperatura di circa 200 gradi per creare l'oggetto. Se volete qualche dettaglio in più, vi lascio il link in questa scheda dove spiego il procedimento in modo un pochettino più dettagliato. La stampante a resina funziona in un modo completamente diverso. Infatti non abbiamo un materiale plastico alla base, ma abbiamo una resina liquida. La resina viene versata dentro il piatto che abbiamo visto poco fa e viene solidificata tramite una fonte di raggi ultravioletti, raggi UV. Come fa però la stampante a dar la forma all'oggetto? Prendiamo la nostra bella lavagnetta e provo a farvi un semplice schema. Abbiamo la nostra vaschetta che viene riempita con il nostro liquido, con la nostra resina. Nella parte inferiore abbiamo la fonte di raggi UV che vanno a illuminare verso la resina. E in mezzo abbiamo l'LCD di cui vi dicevo. Lo slicer in questo caso va a creare delle immagini dei singoli strati. Queste immagini vengono riprodotte durante l'esposizione ai raggi UV sullo schermo LCD in negativo. Quindi succede che lo schermo va a
oscurare delle parti che non verranno illuminate e avremo soltanto alcuni di questi raggi UV che vanno a illuminare la nostra vaschetta da sotto, che ricordiamo essere trasparente. Lo strato di materiale che abbiamo tra il piano di stampa e la pellicola viene solidificato in un tempo che si aggira intorno ai 6-8 secondi e che andiamo a impostare noi in fase di slicing. Una volta solidificato il primo strato, il piatto si solleva di una quota che è pari alla risoluzione che abbiamo impostato noi durante lo slicing e viene ripetuto il processo in modo da solidificare lo strato successivo. Facendo in questo modo, durante il sollevamento del piatto di stampa viene creato l'oggetto, solidificandolo strato per strato. Questo è all'incirca quello che avviene nella stampante per creare l'oggetto. A questo punto vi chiederete: quale tipo di stampa scelgo per i miei oggetti? La stampa FMD o la stampa a resina? Questo va deciso in base alle vostre esigenze. La stampante a resina rispetto alla stampa FMD è molto più precisa. Innanzitutto sull'asse Z. Pensate, la stampa FMD riusciamo all'incirca a arrivare a strati minimi di un decimo di millimetro. Con la stampante a resina, una stampante come questa, si può scendere tranquillamente a 5 centesimi o meno, quindi meno della metà e quindi il doppio di risoluzione su questo asse. Sugli assi X e Y la risoluzione è data dalla risoluzione dello schermo LCD che va a mascherare i raggi UV. In questo caso abbiamo uno schermo 2K, quindi risoluzione 2560x1440, che su una superficie di queste dimensioni, che è 11,5 cm x 6,5 cm, significa una risoluzione veramente alta. Oltre a questo bisogna dire che durante lo slicing possiamo decidere di applicare l'anti-aliasing, ovvero quel filtro che troviamo anche per esempio nei videogiochi, che va a sfumare le linee in modo da andare a attenuare la scalettatura dei pixel. Vi assicuro che con queste caratteristiche si riescono a stampare degli oggetti che non sembrano neanche stampati in 3D. Ovviamente abbiamo dei pro per quanto riguarda la risoluzione, ma abbiamo dei contro per tutta una serie di caratteristiche proprie di questa stampa. Prima di tutto, la resina è tossica, quindi va maneggiata con cura. Infatti già nella confezione ci danno i guanti di gomma e le mascherine. Assolutamente sempre indossare queste cose mentre si maneggia la resina. Una volta che è nella vaschetta e abbiamo il coperchio sopra la stampante, non abbiamo più problemi fino alla fase di rimozione delle stampe. Altro aspetto negativo, la resina è un po' più cara rispetto al filamento. Mentre una bobina di PLA la paghiamo tra i 15 e i 30 euro, a seconda della qualità, a seconda del produttore, la resina si aggira sui 40-50 euro al chilo. Si riesce a volte a scendere a 30 se troviamo l'offerta giusta. Altra grossa differenza, quando finiamo di stampare con una stampante FMD, prendiamo il nostro oggetto ed è pronto per l'utilizzo. Mentre le stampe prodotte dalla stampante a resina vanno curate. Cosa significa curare? Una volta finita la stampa, la resina non è completamente polimerizzata, per cui occorre effettuare delle procedure per stabilizzarla. Finita la stampa, innanzitutto dobbiamo reindossare i nostri guanti di gomma e la nostra mascherina per la rimozione dell'oggetto. L'oggetto stesso va poi risciacquato con cura in alcol isopropilico per andare a rimuovere tutti i residui di resina ancora liquida. Fatto questo, dobbiamo curare l'oggetto, ovvero esporlo a dei raggi ultravioletti ancora una volta per andare a finire di solidificarlo, in quanto la resina appena stampata è ancora leggermente morbida. Per fare questo abbiamo diverse strade. La più semplice è metterla al sole, in quanto il sole è una potentissima fonte di raggi ultravioletti. Altrimenti possiamo ricorrere a delle lampade ultraviolette. Approfittando dell'offerta, ho acquistato questa, che è un curing box. Il curing box non è altro che una fonte di raggi ultravioletti che vanno ad aiutarci a solidificare la resina. Il box è composto da questo cilindro in metallo rivestito da una pellicola riflettente all'interno e da due strisce di LED ultravioletti. Nella parte frontale abbiamo una finestrella che ci serve per vedere il nostro oggetto e nella parte superiore un display LCD sul quale possiamo impostare i tempi e possiamo far partire la cura degli oggetti. Il basamento è una semplice base in plastica nella quale andiamo a inserire questa basetta che, attivata da questi pannellini fotovoltaici, fa girare l'oggetto. Per cui andremo a porre il nostro oggetto qua sopra che girerà e una volta impostato il tempo e schiacciato il nostro tastino play andrà a accendere le luci per effettuare la cura. Quindi oggetto non essenziale ma sicuramente raccomandato.
A differenza della stampa FMD, in cui possiamo decidere di svuotare il nostro oggetto, quindi andarlo a riempire in percentuali che non saranno il 100%, quindi in genere a stampa media, non so, dal 10 al 30% di riempimento, sulle stampanti a resina il nostro oggetto sarà pieno. E quindi il materiale che verrà utilizzato sarà sicuramente molto di più. I software di slicing permettono però di rendere l'oggetto cavo, anche se questo richiede però delle attenzioni particolari, in quanto se noi creiamo un oggetto cavo, questo dovrà sempre avere nella parte bassa un forellino che ci permetta di far fuoriuscire la resina una volta arrivati allo strato più basso. A vantaggio della stampa resina abbiamo che gli oggetti sono molto più resistenti rispetto alla stampa FMD. Questo è dovuto innanzitutto alle caratteristiche meccaniche proprie del materiale. E poi abbiamo il fatto che gli strati con questo procedimento si incollano molto meglio uno con l'altro rispetto alla stampa FMD, rendendo la resistenza quasi uniforme in tutti e tre gli assi X, Y e Z. Un ultimo vantaggio della stampante a resina è il tempo di stampa. I tempi di stampa sono sempre e comunque abbastanza lunghi, ma il vantaggio che abbiamo è che per stampare il volume disponibile noi impiegheremo sempre la stessa quantità di tempo. Questo significa che se abbiamo oggetti di piccole dimensioni, facciamo l'esempio di una piccola miniatura alta 2 cm, supponiamo che per fare questa stampa impieghiamo 2 ore. Se noi questa miniatura andiamo a duplicarla più volte fino a riempire tutto il piatto di stampa, e supponiamo di riuscire a farne stare 5, il tempo per stamparne 5 sarà lo stesso che avremmo impiegato a stamparne una sola. Tanto per concludere, come avete visto, si tratta di due procedimenti veramente molto diversi uno dall'altro. In uno fondiamo del materiale e lo depositiamo, nell'altro solidifichiamo degli strati di liquido. Stampa FMD, risoluzioni buone, stampa a resina, risoluzioni molto molto alte. Quindi livello di dettaglio per una stampa e per l'altra molto differenti. La stampa a resina viene utilizzata infatti per stampare oggetti che richiedono un livello di dettaglio molto alto. La vedrete molto utilizzata per la stampa di miniature e viene anche molto utilizzata per la prototipazione di gioielli. E proprio su questo mi piacerebbe fare un episodio a riguardo. In questo primo episodio, come avete visto, non ho stampato nulla, perché non vedevo l'ora di fare l'unboxing con voi e di spiegarvi queste cose, ma allo stesso tempo mi mancavano ancora alcune cose, come per esempio l'alcol isopropilico e dei contenitori adeguati per effettuare il lavaggio degli oggetti. Ma non preoccupatevi, perché arriveranno molto presto tutta una serie di episodi riguardanti proprio questo tipo di stampa. Spero che questa piccola introduzione sulla stampa a resina vi sia piaciuta e l'abbiate trovata interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Se vi è piaciuto lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale. In questo modo non vi perderete tutti i successivi episodi proprio su questa stampa, senza contare tutti gli altri contenuti. Oltre a questo supporterete il canale e, come vi dico sempre, farete in modo che io riesca a portare contenuti sempre più interessanti. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!